Konnichiwa! Benvenuti voi qui nel mio canale! Sono come sempre Giappo Gamer! Benvenuti qui tutti quanti voi in un nuovo episodio di Dead or Alive 6! In questa versione Core Fighters, versione light, diciamo, di questo picchiaduro prodotto da Team Ninja e pubblicato da Koei Tecmo, episodio in collaborazione con Element Multigaming, la più grande multigaming d'Italia con youtuber e streamer, su cui faccio fermamente parte, che mi invito ovviamente a seguire. E allora, vediamo un po': combatti, modalità arcade, difficoltà normale. E oggi abbiamo andare a vedere. Sono curioso come combatte, più o meno mi ricordo già da Dead or Alive 5. Comunque, Hayate, eccolo qua, altro personaggio nipponico, anche se dalla faccia non sembrerebbe, ma comunque. Anche lui un ninja. Il quarto episodio, scusate, il quarto personaggio di questo roster incredibile di questo Dead or Alive 6. E vediamo un po' come combatte il grande Hayate, vediamo un po'. Alcune mosse non causano stordimento. E vabbè, non faccio mai in tempo quasi mai a leggersi i suggerimenti. Un altro ninja. Che caspita voi? Io vorrei farla finita. Niente di personale. Contro Bayman. Aio, aio. No, 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 no. No, dai. Ah, che dolore. Sì, certo, sì. Trombami pure sul ring, mortacci tua. Vai così, vai così, vai così. Ancora contro il ring, ancora contro il ring. E non ti parare, bastardone. Che io, bene così. 1-0 per noi. Vai così con la super mossa. Grande Hayate, mamma mia. Togli un pochetto, Vai giù, per terra, così. Così, contro il ring. Così, contro il ring. Great. Bene così, great, bene così. Il primo è andato. Grande Hayate. Picchiaduro incredibile questo Dead or Alive 6. Oh, ecco la graziosa Mary Rose. Va. Fine in discarica, così si dice. Eh no, dai, su. Piacevo così carina, cavolo. In discarica ci finisci tu, mia cara. Aio, aio, no, no, mazza che dritti rovesci che dai. Vieni qua, così, va là, va. Così. Così, così. Aio, no. E no, bastardina, non si fa così. Vai là, che io. Grande Hayate, mamma mia che calcione. E non ti parare, cavolo. Cara Mary Rose, così. No, tacci tua. C'è bloccata sua mossa. Così, così, va là per terra. Vediamo un po' che finisce di scarica. Bene così. E anche Mary Rose se ne va. Riesco a sentire l'urlo del vento. Bene così. Ok. Bene così, terzo combattimento contro Lei Fang. Tocca stare un po' in campana con sta cinesina. Aio, aio, ecco, lo dicevo io che poi parte in quarta, bastarda maledetta. Aio, 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 no, 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 no. Non ci provare, così, vola là. Vai lì. Ti butto in discarica, mamma mia. Spettacolare, Iane. Sì, bene così. 1-0 per noi. Ah, cazzarola. Si è spostata la bastardina.
Così, così. Così. E ti sei spostata, bastarda maledetta. E fatti prendere, su. Non fare tanto la preziosa. Vieni qua da zio Giappo Gamer. Bene così, bene così. E anche Lei Fang è andata, bene così. Riesco a sentire l'urlo del vento. Grande Aiate. Ebbene, anche Lei Fang è andata, insomma, dai. Bene così. Oh, chi... Bene, farò del mio meglio. Sì, gamba rimasta, sì, sì. Contro Onoka, vestita da scolaretta. Però Naka, Onoka c'ha pure le mutandine bianche. Vai così, così, così. Aio, aio, aio. Vai lì, che io. Caro Noka, anche con la super mossa va bene. Fatta dopo, ma uguale. Bene così. Aia, no. Becca di questo così. E non fare la sconcia, non fare delle mutandine bianche. Vai così, mamma mia che dolore che gli hai procurato. Aiate, grandissimo. Vai lì. Così, che io. E anche Onoka se ne va. Bene così, bene così. Yatta, bene, bene. E insomma dai, anche Onoka col suo vestito a scolaretta, avete capito, insomma. Questo Dead or Alive non è male. Che appunto, va a vedere un po' di cose sconce. Cominciamo un esperimento? Aia. Io vorrei farla finita, niente di personale. Caspia, stiamo qua nella giungla. Oh, 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 oh. Ma che inizi così? Vai così. Per terra, così. Aio, no. Nei zibidei non si dà, maledetta Nico. E vai che io, su, così, con bel calcione. Bello assestato. Aio, no, 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 no. Facci tua. Vai così, grande, mamma mia, che dolore. Vai là. Facci tua. No. Così, così. Vai là, vai là. Aio, aio. No, tacci tua. No. No. Di quanto ha vinto. No, dai. Per un pelo di niente, tacci tua. Bastarda di Nico. Vai là, per terra, così. Ah, ti pari, eh. Aio. Che fai, mo parti in quarta? Così, così. Ok, 2-1 per noi, bene, bene. Riesco a sentire l'urlo del vento. Bene così, Aiate. Bene così. Questa Nico ci ha messo un po' in difficoltà. Devo ammetterlo. Ma comunque ce l'abbiamo fatta alla fine. Bene così. Vediamo un po' adesso chi ci capita. Ok. Itomi, non ci andrò leggero con te. Ah, ma vi conoscete, eh? Mica siete fidanzatini. Così, Aiate. Occhia sta karateka. Così, così. Vai là, per terra. Vai, una bella spallata. Così, così, così. Mamma mia, contro il taxi. O contro la macchina, quello che era. Vai là, per terra, così. 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 Vai, fatti sotto. Aio, aio, aio. Ecco, la mosa incazza.
Va bene così, dai. Ottimo così. Riesca a sentire l'urlo del vento. Bene così, Hayate. Insomma, combattimento abbastanza leggero. Pensavo peggio, sinceramente. Quando combatto non riesco a trattenermi. Io vorrei farla finita, niente di personale. Contro Rig. Scenario numero 7. Aio, aio. Eh no. Mo basta, eh. Vai là per terra, così. Così. Aio. Così. Porca miseria. Oddio, che figata, oddio. Spettacolare. Spettacolare. E prendi questo, una spallata. Così. Così. Aio, aio, no, no. Così, così, così. Sì, che io, bene così. Grande Hayate, bene così. E anche insomma contro Rig, un bel combattimento. Spettacolare, mamma mia, quando è arrivato il polipo gigante che l'ha preso e l'ha massacrato. Mamma mia, incredibile questo Dead or Alive 6. Veramente un ottimo picchiaduro. Oh, amica mia, che bel décolleté che c'hai, cara. Complimenti, belle ghiandole mammarie. Contro Elena, l'ultimo combattimento. Coraggio, Elena. C'hai puntatine nere? Brava, cara. Bravissima, così. E no, ci hai tolto il perfect. Bastarda maledetta. 1-0 per noi. Vai là, per terra, così. 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 Vai, fatti sotto. Ah, cazzarola. Bastarda. Vai, un colpetto. E via. Aio, aio. E vabbè, dai. Finita così. Bene, bene. Ottimo personaggio questa Hayate. Vediamo un po' quanti punti abbiamo fatto. 664.900. Al quarto posto, prima di Tomi, 768.000. Bene così. E ok. Livello giocatore si alza un po'. Livello 6 siamo arrivati. Livello lottatore livello 2. Bene così. Premi ricevuti. Hayate costume 05. Nuova parte del motivo costume sbloccata. Parti del motivo sbloccate 200. Vabbè. Motivo costume Hayate costume 05 completato. Puoi acquistare i titoli nel guardaroba. Ok. Possiamo anche uscire e tornare nella schermata principale. Questo Dead or Alive 6 Core Fighters. Vi ricordo la versione light tra virgolette di Dead or Alive 6, perché la storia, della storia è comunque bloccata. Mi pare si possa fare solamente il prologo. E però non so se si possa videogiocare online. Sì, si può fare la partita classificata. Vabbè, insomma, della storia poi non so, vedrò. Fatemi sapere pure voi se la volete modalità storia oppure no. Magari potrò decidere se portarla oppure no. E comunque, insomma, per quanto riguarda questo episodio di Dead or Alive 6 in collaborazione con Element Multigaming, brand multigaming d'Italia, con youtubers e streamers di cui faccio fieramente parte e che vi invito a seguire. Basta googolarci e scrivere element-gaming.eu e trovate me, trovate tantissimi altri youtubers, tantissimi streamer su Twitch, dove portiamo una valanga di videogames differenti, dal multiplayer al single player, anche video in co-op. Si organizzano anche tornei, insomma, veramente per tanto tanto divertimento garantito al 100%. E allora, ovviamente per quanto riguarda questo episodio, vi invito a lasciarmi un bel like se vi è piaciuto, un commento, una condivisione con i vostri amici e far conoscere Giappogame in lungo e largo. Seguitemi come al solito sui miei vari socials, pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. E iscrivetevi al mio canale se non siete iscritti, attivate la campanella per rimanere aggiornati con i miei svariati episodi e video sul gaming giapponese.
E allora, dal vostro GiappoGamer è tutto. Io vi ringrazio uno a uno. E dal vostro, ripeto, GiappoGamer è tutto. Matane, e ai prossimi video.